Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, finalmente siamo tornati e per quanto riguarda il sondaggio, volevo subito spendere due paroline prima del video. E ho visto che una buona percentuale ha preso il risultato giusto, e che è Carfisci in alta quota. E molti però non hanno commentato, quindi chi ha votato Carfisci in alta quota è pregato di iscrivermi alla mia pagina Instagram che lascerò qui sotto in descrizione. Volevo dirvi anche che questo è l'ultimo video con la maglia Carpe Midi, non collaboro più con questa azienda e continuerò comunque al momento a usare le loro palline, ma non ho più una sorta di legame. E vi ringrazio per la visione, mi raccomando, e se volete un altro video cerchiamo di raggiungere i 700 iscritti, manca veramente poco, circa una ventina, ce la possiamo fare. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina e godete il video. Ciao belli! Sono arrivato poco dopo, ho preso una bella specchia che era il mio target e stanotte mi è partita un'altra bella carpa, una regina, da una bocca veramente stupenda. Adesso ve la faccio vedere. Infatti qui nella sacca vediamo i rimasugli di granaglia che si è mangiato. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video da ChrisTube. Come avete visto abbiamo già fatto due catture e ieri sera appena sono arrivato non ho registrato niente perché avevo fretta di andare in pesca e il target di questa sessione era catturare una specchia in questo luogo che non l'avevo mai catturato e diciamo che farlo al primo pesce è veramente tanta roba. Sono già felice e contento e oggi mi aspetto una bella giornata. Anche se nel pomeriggio ha messo temporali, nel caso chiudiamo tutto e aspettiamo che passi. E niente, adesso mi piacerebbe tanto prendere un over 10 kg qua, che non ho, da un po' che non esce, saranno passati 2 anni.
essendo in un lago pubblico e non in un laghetto a pagamento, quindi mi piacerebbe. E ragazzi, io vi lascio, vado a farmi due o tre bombette e vado a rilanciare. Ciao ragazzi, tanto sole stamattina, però finalmente ci siamo rimessi in pesca, tutte le canne calate e ora attendiamo. Aggiornamento ragazzi, sta arrivando il brutto da su, al cielo, e penso che fra qualche ora inizierà a piovere, quindi stamattina non si è mosso niente. Vediamo di far passare questo temporale se sta per arrivare, quanto pare sì, e poi ci ricolleghiamo. Siamo tornati ragazzi dopo la tempesta, c'è stata una bella pioggia forte, un temporale, durato più o meno un paio d'ore circa. Ora è riuscito un po' il sole, ma c'è ancora molte nuvole, quindi non abbiamo tanta luce. E come di consueto ho ripasturato lo spot, ho rilanciato tre bombette, ho anche cambiato un po' i gusti per vedere un po'. Avevo voglia di cambiare, diciamo. E niente, vediamo cosa succede nell'ultima notte e vedere di fare un altro pesce.
Piazza, ci troviamo questo bel torello di Regina. E adesso ve lo farò vedere con una forza veramente immane. Eccola qua. Stupenda, panciuta, in forma, una bella bocca. E anche questa volta le zebosse hanno colpito. E sono veramente felice perché il movimento del pesce era veramente arrivato a zero da ieri e questa carpa mi fa ben sperare per le ultime ore e fino a domattina. Top. Adesso due foto di rito e le andiamo subito a rilasciare. Bene ragazzi, siamo di ritorno a casa, la sessione si è conclusa e questa mattina appena sveglio ho chiuso il campo e stanotte è uscita una bella carpa e stamattina invece ho finito di chiudere le canne alle 10, speravo in un'altra partenza ma ci accontentiamo, andrà meglio un'altra volta. Vi ringrazio per la visione, iscrivetevi al canale, se non avete visto l'ultimo video cliccate qui sopra e mi raccomando, continuate a seguirmi così siete dei grandi. Ciao belli!